Sono passati 10 anni in un soffio, abbiamo lavorato tantissimo per cercare di affermare questo è il nome di Florestano in tutta Italia. Non avrei potuto trovare un luogo migliore per festeggiare questo mio decennale perché in questo luogo io ho iniziato nel 2005 con la prima pubblicazione importante di Achilles delle Vigne, Viaggio nell'intimo di un pianista, grande pianista a livello internazionale, è iniziata l'avventura della Florestano Edizioni. Giulia e Gianna Giannini hanno creduto immediatamente al mio progetto editoriale e mi hanno sostenuto in tutti questi 10 anni. Tutte le prime assolute dei nostri libri sono state effettuate qui, in questo luogo magico, ricco di storia musicale. Quindi non avrei potuto trovare luogo migliore per poter esprimere proprio la mia gioia e anche la mia voglia di continuare nonostante tutto. 10 anni di vita, di musica, di parole, 10 anni di emozioni, tutte da raccontare. Spegne le 10 candeline la casa editrice Florestano, un evento che l'azienda ha celebrato tra i pianoforti di casa Giannini nel centro di Bari. Un happening a cui hanno partecipato gli autori, i collaboratori, gli amici e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questi 10 anni davvero speciali e ricchi di soddisfazioni, contribuendo a fare di Florestano la casa dei musicisti, dei compositori, degli studiosi e dei narratori. Insomma, un grande successo. Per una storia ancora tutta da raccontare. A me fa piacere oggi essere qui per i 10 anni di questa casa editrice che si occupa di musica nella città di Niccolò Piccinni. Mi fa piacere che questo incontro sia stato organizzato all'interno di questa struttura bellissima. Non ero mai entrato all'interno di Giannini, ci sono tanti pianoforti, ci sono delle immagini che raccontano la storia, diciamo, della musica anche in questa città. Mi fa piacere che sono passati 10 anni e spero altri 10 anni di successo per questa casa editrice, in un momento particolare per le case editrici. Ecco, sono persone che hanno avuto il coraggio di continuare, anzi di rilanciare, davvero in un momento molto particolare per l'editoria nel nostro paese, e quindi oggi è una giornata importante anche per la mia città.